Allora, Alberto, come la vedi tu questa via della seta, questa nuova via della seta che stanno implementando, stanno cercando di implementare in Cina, questa proiezione della loro potenza economica verso l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente? Che idea ti sei fatto? Intanto adesso la via della seta sta avendo dei grossi contraccolpi, battuta d'arresto. Detto così, andiamo sull'attualità. Detto questo, andiamo alla storia. La via della seta è fondamentale per la Cina, perché attraverso la via della seta la Cina salda l'Asia, la Cina all'Europa, e in mezzo tra la Cina e l'Europa crea un continente euroasiatico. L'Asia centrale crea un'enorme fascia di sviluppo, area di sviluppo, che può gestire e che tira anche lo sviluppo della parte occidentale della Cina, perché la Cina c'ha il problema che è una piccola costa e un'enorme entroterra, però per stappare lo sviluppo dell'entroterra, che è enorme, ha bisogno di un'uscita verso ovest, cosa che non ha. Per cui la via della seta risponde all'obiettivo di stappare lo sviluppo e l'uscita delle merci dall'occidente della Cina, saldare l'Europa alla Cina e creare un'immensa area di sviluppo che comprende il Kazakistan, il Tagikistan, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan, e tale da permettere da indurre un ulteriore sviluppo in Cina. Quindi diciamo che l'obiettivo è mirabile. Lo sforzo è importante. Come dico subito, come europeo sono assolutamente leggermente preoccupato di essere l'appendice dell'enorme zona di sviluppo a controllo cinese, vabbè, lasciamo che sia. Questa è la via della seta terrestre. Poi esiste una via della seta marittima che va a sud, che parte da Tianjin, da Shanghai e finisce a Venezia attraverso il canale di Suez, che lambisce la Thailandia, l'Indonesia, Singapore, la Malesia, il Pakistan e Sri Lanka, e passa da Djibouti e si infila su, per poi arrivare al Pireo e passare su, che è un'altra enorme area di transito di beni e merci. Intendiamoci, la via della seta terrestre non va vista come un'area di trasporto, perché su terra passerà l'1% dei beni. I beni sono storicamente passati via mare, perché anche una volta c'era la via della seta terrestre marittima, ma i passaggi a lungo dei beni nei grandi viaggi intercontinentali passavano via mare, perché farli passare per ferrovia è impossibile, è carissimo, bisognerebbe fare 50 ferrovie. Quindi i trasporti a lungo termine lambiranno i mari. Invece, attraverso la creazione di meccanismi di trasporto terrestri, la Cina non punta necessariamente a raggiungere l'Europa. Questa è la favola, quando ci fa vedere il treno che parte da Chongqing e arriva a Torino. No, in realtà lo sviluppo serve perché, facendo un treno da Chongqing a Torino, ogni 100 chilometri si crea un'area di sviluppo, perché dove ci sono vie di comunicazione c'è sviluppo. Ma c'è sviluppo perché dal punto A al punto B, all'interno di quest'area 100 metri, si crea sviluppo. Sulle grandi strade si crea sviluppo. Quindi la parte terrestre serve solo per creare contiguità e sviluppo nel terreno. Invece la parte marittima serve di più per facilitare il trasporto. Diciamo brevemente, adesso il problema c'è, perché la via marittima è un progetto ambizioso, costa molti soldi, che neanche la Cina può permettere, perché costa svariati trilioni. In realtà sta finanziando solo la Cina, e gli altri paesi sono guardinghi sul finanziare, perché sono progetti di discutibile redditività nel breve, per carità, fantastici. Ma per esempio tutti i progetti che la Cina ha finanziato al momento hanno creato un enorme debito, perché poi nei paesi che li hanno accettati, senza che ci sia verificato il ritorno.
Ossia, io se io voglio, questi progetti vengono attivati attraverso l'erogazione di crediti cinesi ai paesi che accettano questi finanziamenti, come nel caso del Pakistan facciamo. Il problema è che se io prendo, mi faccio fare un lavoro da 10 miliardi, è un pezzo di ferrovia, un pezzo di strada, e se dopo essermi indebitato per 10 miliardi, quel pezzo di ferrovia non mi dà un ritorno che mi permetta di pagare gli interessi principali sul debito che ho contratto, a questo punto io vado in default. Questo è successo alla Sri Lanka, è successo al Pakistan, sono paesi che hanno defaultato sul debito cinese, quindi i cinesi devono ripensare alle strutture di finanziamento di queste. Il Pakistan, per esempio, si pensava dovesse ricorrere al Fondo Monetario Internazionale, la Cina ha dovuto tirare fuori 20-30 miliardi di dollari, perché non è possibile che la Cina non solo non ha i soldi, ma non può pensare di portare di chiudere una via della seta solamente indebitando i paesi recipienti. Questo è il dramma. Cioè, perché servono programmi di finanziamento a lunghissimo termine che la Cina stessa non può pensare di poter erogare. Le altre strutture di finanziamento al mondo, banche centrali, banca mondiale, banche di sviluppo, non stanno entrando su questa cosa, anche perché i progetti, in realtà i cinesi dicono che la via della seta è aperta a tutti, ma i progetti li fanno solo loro, e le altre banche di sviluppo vedono che sono progetti che senza ritorno immediato, per cui condannano i paesi al default. C'è stato il default delle Maldive, il default di Sri Lanka, il default del Pakistan, adesso forse qualcosa. Myanmar ha bloccato i progetti, la Malesia ha bloccato i progetti perché stava defaultando. C'è un modello che non può andare, quindi adesso è in via di discussione. L'alternativa sarebbe che la Cina pigliasse in gestione queste cose. Cosa fanno? D'altro canto, i paesi non è che possono privatizzare tutte le loro strutture strategiche e darle alla Cina, quindi si tratterebbe di un fenomeno di neocolonialismo. Per cui la via della seta, nobile nella sua idea, grandiosa, estremamente lungimirante, e sta incontrando i problemi di giorno. Cioè, e quindi in via di grande ridiscussione. Io ti posso dire che, insomma, vivendo in Oman, siamo anche noi interessati, insomma, siamo caduti sotto l'attenzione dei cinesi. E da quello che tu mi stavi dicendo, sto pensando che in effetti loro, insomma, i cinesi, scottati da queste iniziative che poi sono finite in default, potrebbero avere, come dire, cambiato leggermente, o cambiato, non proprio leggermente, ma cambiato in modo sostanziale la strategia, perché, ad esempio, in alcuni punti chiave di questa via della seta marittima ci sono già delle infrastrutture. E per esempio c'è Djibouti, c'è il porto di Djibouti che è gestito da Dubai Port, dove loro mi sembra che abbiano messo un po' gli occhi. In Oman c'è un porto che è enorme, con una zona industriale dietro di 1800 km quadrati, che è più o meno l'estensione di Hong Kong, che è una zona vergine dal punto di vista della presenza industriale, quasi vergine, e però ha un porto enorme, già costruito, con infrastrutture, diciamo, di carico e scarico che stanno per essere completate, e quindi sono venuti qui a finanziare una Sino-Oman zona industriale, e quindi la loro presenza si sta man mano rinforzando. Sono venuti con progetti, diciamo, inizialmente modesti,
dovevano costruire magazzini, insomma, infrastrutture, ma neanche di grossa caratura. E poi piano piano si sono accorti che in effetti i soldi erano stati già spesi dall'Oman, e quindi loro potevano, aggiungendo qualche capitale, ma senza rischiare di far fallire un paese, potevano agganciarsi all'iniziativa e sfruttarne, diciamo così, la fase 2, che è quella proprio della creazione della struttura di servizi logistici, di produzione anche industriale. E quindi sì, scottati da queste esperienze, forse hanno da un lato ridotto le ambizioni e dall'altro cercato delle alternative più interessanti, più vantaggiose dal loro punto di vista. E un altro braccio armato, diciamo, di questa strategia cinese, questa via della seta cinese, poi insomma si chiama Belt and Road Initiative, è la banca asiatica che hanno creato i cinesi, insomma un po' come alternativa alla banca mondiale, e anche quella si sta muovendo, non ha capitali stratosferici, però qualcosina, una dotazione non trascurabile ce l'ha. Per esempio, qui in Oman sono disposti a finanziare la banda larga, quindi la fibra ottica, e da questo punto di vista, insomma, abbiamo visto che sono dei partner piuttosto affidabili, interessanti, hanno una certa professionalità. Sul resto non so, però insomma, come dici tu, è vero, la Cina ha tutto l'Ovest da sviluppare, perché bene o male, per tutto il boom che insomma c'è stato in Cina negli ultimi 30 anni, è sempre un boom limitato alle aree costiere, ed è limitato, non so, poi mi dirai tu se sbaglio, ma 200-250 milioni di persone. Manca un altro miliardo da portare a bordo, mi sbaglio? Sì, circa la metà, circa la metà della popolazione sta in quella fascia, una fascia di 100 km dalle coste, l'altra metà sta verso l'interno, quindi metà della Cina può bloccare. E le coste sono intasate. Poi costa molto, esatto. Dall'interno, all'interno, 3.000 km al mare, fare il giro di qua, conviene passare di qua, con la ferrovia, andare in Pakistan, già sull'oceano indiano. Adesso non riesco a capire. C'è anche un'altra cosa, a parte le comunicazioni, la via della seta, quella diciamo per via terra, coinvolge infrastrutture energetiche, cioè sono gasdotti. Sono trasporti, comunicazioni, parchi industriali, generazione, tutte le infrastrutture possibili, immaginare tutte le infrastrutture, cioè è la creazione di un mondo sviluppato. Sono zone sottosviluppate, tutto quello che serve per, quindi residenziale anche, voglio dire, costruzione di città. Questo comporta creare una fascia di sviluppo in mezzo a tanto sottosviluppo. No, ma serve proprio come approvvigionamento energetico dal Kazakistan, dalla Russia, eccetera, eccetera. Servono proprio, serve gas, e poi deve arrivare fino a Shanghai e a Pechino, quindi lungo questa via della seta le infrastrutture energetiche servono sia per l'interno, ma poi ragionevolmente avranno un ruolo anche per la fame di energia, che mi sembra in Cina sia abbastanza pressante, no? Sì, non è pressante. Adesso i loro approvvigionamenti, non so se questa sulla via della sete è vista in una chiave di approvvigionamenti, perché loro stanno investendo tanto, portando gas dalla Russia, petrolio. Adesso non so, io lo vedo più come l'esigenza di creare, di saldare, di creare zone di sviluppo che consentono alla Cina di espandersi a ovest, e anche di creare sbocchi per enorme capacità, l'eccesso di capacità produttiva, perché la Cina
ha creato acciaio, cose, ha fatto mattoni, finalmente compagnia, ma adesso che lo sviluppo si frena, ha questa enorme capacità distributiva produttiva sull'infrastruttura che deve assolutamente sbollire. Quando vedi le imprese che vengono in Oman, che vengono qua, sono tutte imprese che fino a 5 anni fa lavoravano in Cina a bocca di barile. Adesso gli investimenti infrastrutturali in Cina sono calati, perché hanno già fatto 35.000 chilometri di ferrovia e non sa neanche più cosa fare. Certo. Per cui, capito, loro... Voi sai, adesso questo mi ha detto, questa è la roba, per cui... Cioè, è una cosa un po' maoista. Questa è la rotta, andate, conquistate. Basta che un progetto c'ha il timbro BRI, Belt and Road, attacca, arrivano i soldi, capito? Per cui lì c'è tutta l'azione, tutti che corrono, c'è il bollino BRI, c'è il bollino DOP. Adesso stai attento a cosa vengono a fare in Oman, capito? Perché magari arrivano con programmi, faremo, qui passeranno 7.000 container e compagnia, ti fa fare non so che cazzo di magazzini e macchine, e poi dopo non arriva niente. Questo è un classico, cioè molto molto questo hai ragione, perché cioè quando io leggo sui giornali, sai, arrivano i cinesi con i capitali, comprano tutto, i soldi come se piovesse, poi la mia esperienza in Oman è che sono abbastanza prudenti, E poi ti dico, guarda, se loro vengono in Oman è perché vogliono i soldi vostri, perché loro hanno messo sul tavolo una decina di miliardi, che per l'Oman, insomma, l'Oman fa 70-80 miliardi di dollari di PIL l'anno, con 10 miliardi, insomma. Ma se che i 10 miliardi sono soldi che deve prendere a prestito l'Oman, no? No, sono soldi che gradualmente anni apportano loro, queste negli impegni, ma considera che l'Oman per la zona industriale, il porto di Duqm, ha speso svariati miliardi, quindi diciamo sono investimenti aggiuntivi su un progetto industriale che diciamo è destinato a creare una nuova città nel mezzo dell'Oman, ed è un progetto che abbraccia 20 anni. Insomma, loro sono entrati in questo progetto con la proposta di mettere una decina di miliardi di soldi loro. Poi quanti saranno effettivamente, diciamo, equity e quanti soldi vorranno farsi prestare, non lo so. Però, diciamo, in linea generale dovrebbero essere equity, cioè capitale loro, che magari possono un po' levereggiare con credito bancario locale. Esatto. Ma quello che voglio dire è un atteggiamento molto prudente, cioè non abbiamo visto un atteggiamento aggressivo, piani faraonici o cose, direi che stanno, ecco, ben dentro l'alveo delle normali business practices. Ok, bene, allora si vede che sono migliorati. No, ma sì, sa, le esperienze, voglio dire, servono a tutti, probabilmente servono anche a loro. E poi l'Oman non è un paese che ha bisogno. Chiaro che se vai a investire a Myanmar l'atteggiamento può essere molto diverso da quello che i cinesi possono avere nei confronti dell'Oman, o piuttosto, che ne so. Come le due cose che sono: uno, che i 10 miliardi non sono tutti a debito dell'Oman. Secondo, che loro ci abbiano un piano di ricavi che dimostri che su quei 10, che il ritorno sull'investimento di quei 10 miliardi che siano equity in finanziamento c'è, perché i cinesi tendono a sovrastimare moltissimo, fanno enormi piani di investimento. Questo, sì, hai assolutamente ragione. Su questo noi ci siamo, diciamo, sono venuti anche da noi come fondo, e questo è stato il nostro primo approccio sulla proposta. Abbiamo detto, dobbiamo vedere quali sono i ricavi, qual è la solidità delle previsioni, eccetera, eccetera. E tra l'altro
insomma, a voi non dispiacerebbe coinvestire con cinesi se c'è qualcosa che effettivamente è basato su un piano... Un latte bestiale, coinvestire con cinesi... No, ascolta quel che ti dico, coinvestire con cinesi è la scorciatoia per l'inferno. Ok, buona a sapersi. Non hai idea. Per il momento, dopo posso essere sempre superato dai tempi, però ti garantisco di essere molto cauto, perché tutto parte con dei... Ma la stessa cosa, perché qui, diciamo, giochiamo in casa, vale a dire se c'è una iniziativa industriale cofinanziata tra noi e i cinesi, bene o male è una situazione in cui sei soggetto al diritto umanita, non sei soggetto ma perché poi ti fanno fare un investimento sulla base di un certo ritorno, poi il ritorno con te e la parte che tu hai investito va a culo, capito? Dici, questo è un altro... capito? Mi fa investire, oppure loro rimangono a metà e non vanno avanti, capito? Perché cambia una cosa, è una stretta, capito? Sia varie cose, un po'... Vabbè, detto questo disegno della BRI, che oppure OBOR, One Belt One Road, che è grandioso, fantastico, sta avendo dei problemi perché gli schemi implementativi, perché sono anche troppo, dovrebbero essere stati più mirati, si fa questa parte, si ottiene il ritorno, si fa un'altra. Invece hanno fatto troppe cose a piccoli pezzi, senza ritorno, per cui si sono abbastanza inchiodati. Ossia, sono inchiodati in Myanmar, sono inchiodati in Pakistan, si sono inchiodati in Malesia, si sono inchiodati in Sri Lanka, c'è un attimo di ripensamento anche a Bangkok, in Thailandia. Adesso la parte delle repubbliche centrali asiatiche non la so, perché non so cosa succede lì dentro. Lì non so. Ma questo per l'Italia ha qualche ripercussione? Come la vedi? L'Italia c'è giusto che loro ormai vanno su in Europa dal Pireo e passano dall'Europa centrale. Pireo, Serbia, Ungheria, ci sono fatti su tutti i paesi di Visegrad. Loro potrebbero volere un porto su al nord dell'Adriatico, che potrebbe essere Venezia, Trieste, se sente che Trieste, vabbè, ha senso, se arrivati al Pireo. Chi può prosegue verso Trieste, che si avvicina ancora di più, poi da lì sulla Bulgaria, per cui si parla di Trieste, ha senso. Adesso non so in che misura, quali siano le condizioni del porto di Trieste, non posso commentare, però per l'Italia sicuramente loro non vogliono andare su per lo stivale, tranquillo. No, su per lo stivale. Loro a un certo punto avevano preso il porto di Taranto. Erano stati i taiwanesi, sì, tanti anni fa avevano una banchina, ma erano i taiwanesi, non i cinesi. Sì, erano cinesi, ma di Taiwan, si chiamano quella grande società, non mi ricordo adesso l'età. Sì, ma insomma, a parte Taiwan, però loro che erano entrati per dare un nuovo impulso al porto di Taranto, poi alla fine sono rimasti con le pive nel sacco, perché bisognava scavare per renderlo più profondo. No, ma questa è la realtà di tutti i porti. Erano sabbie. Fabio, è la realtà di tutti i porti in Italia. In alcuni casi si può fare, dove ci sono un minimo di lavori, però i porti in Italia devono essere scavati, sono intasati, non c'è la ferrovia, sono difficili da fare. Taranto non lo so. Ma questo in particolare aveva sabbie tossiche, con elementi tossici, quindi non si sapeva dove dovevano essere sversate. Per cui autorizzazioni, controlli, bolli, balzelli, eccetera, eccetera, alla fine hanno gettato la spugna, non so che fine abbiano fatto. E questo comunque, diciamo, se uno va a vedere l'esperienza storica, che venga dalla Cina, che venga dalla Patagonia o che venga dalla Norvegia, queste esperienze poi pesano, perché sono un track record. Sì, pesano in che senso? Se nelle infrastrutture, nella gestione delle infrastrutture, una volta acquisite, poi si incontrano problemi burocratici o di altra natura,
insomma, di questa esperienza ne fa tesoro non solo chi la vive sulla propria pelle, ma guarda, sicuramente i cinesi sono molto spaventati dall'affrontare problemi burocratici in Italia. Esatto, giustamente. Questo posso garantire, cioè, nessuno lo vuole, ma loro hanno anche capito che l'Italia è meglio lasciarla da sola. Capito? La vera capitale italiana è proprio una roba che non... Meglio il Tagikistan, ecco. Va bene, allora concludiamo su questa nota positiva e su questa grande dose di ottimismo che spargiamo via le nostre conversazioni.